Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione Jump di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare a vedere assieme il nuovo miglior team per il torneo con all'interno 4 AOE. Il nuovo team di Bukon, ovviamente, il Super Bufat, ragazzi, abbiamo AOE nuovo, full ability. Abbiamo Roger per il key perché è comunque utile, prende le stats anche da Bu. Poi abbiamo Broly LR, sempre prende le stats da Bu. E abbiamo Cell LR, Friend possibilmente, Cell o Broly. Quindi uno dei due va benissimo. Ragazzi, andiamo a provare assieme questo team contro il torneo 30 per. Vediamo un pochino come se la cava. Perfetto, due team di Vegeta subito alla prima run. Vai, perfetto, così lo testiamo subito. Andiamo un pochino, abbiamo anche Cell. Vai, il bello di questo team alla fine dei conti è che avendo Cell LR non abbiamo problemi di chi. Non abbiamo problemi di chi quando c'è lui e deve tirare la shottata. Tanto parte veramente in alto. Ricordiamoci che la sua passiva dà più chi per quanti PG ci sono da affrontare. Quindi è proprio quel PG perfetto per il torneo. Infatti eccolo qua, vedete, no? Broly linka malissimo. Prende solo 3 chi e al massimo linka con ad esempio Rosé. Quella è l'unica cosa, no? Però funziona abbastanza. Ecco qua, andiamo. Vai, vai, ciao. Devo dire, ok, niente Mangeta. Peccato il niente Mangeta. Peccato il niente Mangeta, anche perché, ragazzi, alla fine dei conti, no? Quando c'è Mangeta si può provare veramente quanto un team torneo possa funzionare, per il fatto che Mangeta tanca tutto. Mangeta tanca tutto, quindi è una noia. Però, ragazzi, siamo qua, proviamo Cell, ci divertiamo. Boom! Ciao Vegeta. Ciao. Ovviamente ha un po' di problemi contro gli STR, c'è poco da fare. Però shot a tutti, almeno alla prima fase. La prima fase del torneo shot abbastanza. Andiamo a prendere Goku. Andiamo a sconfiggerli con tranquillità. Vieni, vieni, tranquillo Vegeta, che tanto morirai. Tranquillo. Dimmi che è il turno di Goku che... Nah, vabbè, peccato. Va bene, andiamo su Goku, andiamo su Goku. Ripeto, comunque non ci sono problemi. Ecco, questo è uno di quei turni brutti. Uno di quei turni bruttini. L'unica cosa... Allora, mettiamo Broly qua. E qua ci tocca usare un attimo gli item. Broly comunque è un 90%. Due botte li fanno danno. Almeno siliamo. Li shotta, non c'è problema a shottarli. Però prende tanto danno, no? Nel senso, alla fine è sempre Broly in torneo, prende dei danni. Ora, quanto sarà? 60.000, ok, sì, normale, sono danni normalissimi quando deve tankare certi colpi. Però, ragazzi, abbiamo già Kotek appositamente, no? Per quei turni così che c'è. Stanna tutti, ciao ciao, saluta tutti, si va tranquillamente. Comunque sì, shottiamo tutti per ora, ragazzi. Questo team... torneo è veramente fantastico, lo sto adorando, il doppio, il triplo del team di del Movie Bosses, ragazzi, lo adoro veramente un sacco. Qua abbiamo anche Cell contro tutti, e te però sei una pecca che mi... quanto sei noioso, va bene, usiamo item. Questo comunque è un problema quando non si ha doppio stunner, no? Nel senso, tipo doppio Giacco c'ha Ozu, nel senso, è più facile che capita il turno dove bisogna usare un item difensivo. È normale, succede. Non devo usare item alla fine dei conti. Qua non devo usare niente, ragazzi. Cioè, qua io vado dritto. Cell, shotta. Peccato anche questo non c'aveva Mangeta. Però c'ha Broly e Eza. Quindi vediamo un pochino se lo possiamo uccidere. Poi spero veramente di trovare il team di Vegeta nei turni successivi, che è quello che mi importa di più. Mi sa che qua non abbiamo ucciso Broly Eza. No, Broly Eza non è morto, però ci pensa Broly LR. Perfetto, ragazzi. Il team comunque funziona con 4 dentro, è divertente. Eccoci qua, ragazzi. Andiamo avanti. Continuiamo questo torneo. Team di Golden. Attenzione qua. Ecco, questo è uno dei piccoli problemi che si possono avere. E qua si parte a 3 key. È veramente brutto. Però vediamo un attimo come gira il key, ragazzi. Abbiamo comunque lo stunner. Abbiamo Giacco. Quindi perché devi scappare? Comunque abbiamo Giacco, ragazzi. Non abbiamo problemi. Basta solo avere un minimo di key. Tanto mi porto anche gli item per aumentare il key. Alla fine dei conti, quando si usano team così, si possono anche portare quegli item. Oh, va bene, ok, a posto. Mettiamo però... No, questo qua è ability molto più alta. Mettiamo in questo modo. Andiamo. È anche troppo key. È anche troppo key, cioè, per capirci. Però dovrebbe shottare tutti alla fine. È comunque un team di Golden. Non è uno di quei team, oh mio Dio, tankano tutti. No. Mangeta un po' di volte, c'ha un po' di vita. Però alla fine dei conti il team di Golden non è quel team immortale, no? Il team immortale rimane quello di Vegeta, ma come avete visto comunque... con Cell LR
è una tranquillità assurda, ci si diverte un sacco con SLR. Non è più un problema questo Vegeta, non è più un problema questo Vegeta. È rimasto in vita con veramente poca vita. Mannaggia te. Vabbè, abbiamo Boo, andiamo in questo modo. Che peccato! Non l'abbiamo ucciso. Sono quei turni un po' brutti così. Ho dato un po' troppo... Va bene, l'additional. Lasciamo perdere. Ho dato un po' troppo chino. Vado in 18 e succedono queste robe random. Andiamo avanti. Semifinale. Voglio vedere in finale. Io spero veramente in un team di Vegeta. Ci spero veramente tanto un team di Vegeta contro in finale da batterlo con Cell. Ecco, anche per dirvi ragazzi, semifinale ho voluto prendere un Cell LR perché tanto alla fine va anche bene lui, non è un problema. No, perché non c'è Mageta? Ti devi far odiare gioco, dammi team con dentro Mageta. Fammi affrontare i team di Vegeta con dentro Mageta per favore, non questi team. Wow, ok, doppio Cell. Cioè, ragazzi, noi qua possiamo tirare due volte la special di Cell istantaneamente. È divertente la cosa, andiamo a farlo. Comunque, sì, possiamo runnare Broly e Broly Tour. Broly LR, scusate. Poi possiamo runnare anche Cell LR. È veramente un team ottimo per il torneo. Ok, allora, facciamo in questo modo. Cerchiamo comunque di non andare in 18 key perché... c'è sempre quel piccolo problema che Cell in 18 non c'ha la UE. Quello è un problema. Ecco, ad esempio... no, non è troppo key. Però ho paura un po' a tankare... Facciamo in questo modo, perché dovrebbe uccidere tutti. Però ho paura delle special. Alla fine dei conti sono l'unica cosa che spaventa sempre. E, ripeto, il problema delle special è solamente per il fatto... Ha fatto un bel po' male. Però dovrebbe uccidere tutti, quindi non abbiamo problemi per quello. Però ripeto, è un problema che non c'ho Chaozu e Jaco. Quella è l'unica cosa. Guardate che... non uccide Broly. Sì, vabbè, normale, non uccide Broly. È ridicolo però, è ridicolo ragazzi. Cioè, fino all'ultimo torneo tutti i team di Vegeta avevano Mageta. Adesso tutti Broly. Proprio per dire no, adesso counteriamo Broly, no? Counteriamo Cell. No, adesso ti mettiamo Broly. Che noia! Che noia, ragazzi! Che noia! Perché? Perché mi devono prendere in giro? Comunque doppio Cell funziona anche veramente bene. Andiamo in finale. Io spero veramente di trovare un team di Vegeta con dentro Mageta. Lo voglio one-shottare con Cell. Voglio one-shottare Mageta con Cell. Mi voglio divertire, c'ho Cell LR, mi voglio divertire, andiamo. 11 vittorie di fila, intanto andiamo per la 12esima. Eccoci qua, per favore, fammi solo sto favore. Mageta. Voglio anche prendere Cell LR, ce n'è un altro, perfetto. Mageta, per favore. Speriamo, è l'unica... No! Ok, Team Transformation contro Team Transformation, peccato. Speravo di trovarlo un Mageta, ma... Vabbè, è scomparso, ragazzi, non lo gioca più nessuno. Ecco qua, abbiamo Jaco, perfetto, abbiamo anche il turno per Broly LR, non abbiamo problemi. Se li mangia tutti tranquillamente, questa è l'unica cosa. Forse potrebbe avere problemi contro Goku Evolution, ma non più di tanto alla fine dei conti. Quindi vediamo un pochino. Broly, shot a tutti. Peccato veramente che non ho potuto vedere Cell bello Fasti. Pompato contro Fasti. Mageta. Ok, va bene. Quanti crit di fila? Che cos'è? Ok, Broly. Ok. Vedete, non è un problema randarlo il 90% se ti inizia a tirare 18 crit. Non ha senso. Grande Broly. Comunque il team funziona, mi sta divertendo. Questo è un torneo anche più facile, ragazzi. Non so se avete letto, ma potete prendere la prima copia del PG, che è IT in questo caso, che sì, è un po' penoso, però la potete prendere a 23 milioni di punti. Quindi mi sa che d'ora in poi saranno così i tornei. La prima copia starà a 23 milioni di punti. Basta farmare solo quelli se si vuole il PG e si può dire ciao al torneo. Questa è una cosa veramente bella. Grazie Bandai per averla introdotta. Però ragazzi, mi servono i Kai, mi serve un bel po' di roba. Mi sa che rankerò un bel po'. Quindi ragazzi, vi ricordo che sarò in live stasera su Twitch a farmare il torneo assieme a voi, un po' di ore assieme, ragazzi.
spero, conto più che altro di entrare nella top 10.000, cerco però di entrare nella top 5.000 in su, ragazzi. Quindi vediamo se ce la possiamo fare. Detto questo, grazie mille a tutti per quelli che hanno visto il video fino adesso. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. Ragazzi, se vi servono delle stone per Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap, controllate il link in descrizione al gruppo Discord. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.